Come ogni anno, con l'avvento della primavera, i volontari del gruppo Fratres di Castellaneta si sono ritrovati in occasione della festa del socio. Così, domenica 8 marzo, tutti gli associati hanno preso parte ad una messa celebrata in mattinata nella chiesa Cuore Immacolato di Maria e poi ad un momento conviviale di amicizia che ha visto i volontari pranzare insieme, sorridere e, perché no, tirare le somme dopo un lungo anno di lavoro e soddisfazioni. Stavolta la location scelta dal direttivo è stata quella romantica e ricca di storia della masseria La Grande Quercia. Lì, in una sala gremita e ricca di messaggi volti alla sensibilizzazione in vista di nuove donazioni, c'è stato anche spazio per i premi e i riconoscimenti verso i soci più anziani e meritevoli. Riunirsi tutti quanti, specialmente tutti i donatori, mi sembra ovvio, mi sembra una cosa importantissima. D'altronde tutti i gruppi lo fanno questo, è il momento di unione di tutte quante le persone che vengono a donare sangue, quindi mi sembra una cosa doverosa da parte del gruppo. È il momento anche di tirare un po' le somme. Com'è andato l'anno della Fratres? Beh, mi sembra andato abbastanza bene, abbiamo fatto oltre 641 sacche, quindi abbiamo superato anche l'anno scorso che erano 614. La cosa sta andando veramente molto ma molto bene. Sta andando bene anche il centro di raccolta sangue lì in ospedale, perché hanno fatto la nuova struttura, per cui adesso non si perdono più molto tempo, ci sono i macchinari nuovi, per cui nel giro di pochi minuti viene subito fatto le analisi e si può andare a donare. Il mio pensiero è soprattutto al nostro gruppo, al nostro consiglio direttivo. Non nascondo che stiamo passando i momenti non buoni, purtroppo abbiamo dei momenti di tensione nell'ambito anche dello stesso direttivo, non lo voglio nascondere perché deve essere una cosa. Meno male che abbiamo avuto delle persone che ci hanno dato una mano per poter fare questa festa. Come ho detto prima, siamo riusciti a farla in 2 settimane e grazie a una parte soltanto del Consiglio. Io non posso che ringraziare, per esempio, Giovanni Bardinella, insieme a Pulito, insieme a Dell'Orco, insieme a Cosimo, insieme a Raro anche lui ci ha dato una mano. Purtroppo non tutto il direttivo lo ha fatto. E questo mi dispiace moltissimo.